Il video integrale dura 58 minuti e 20 secondi. Il quotidiano New York Post ne pubblica in esclusiva due parti di pochi secondi. Nella prima, che abbiamo deciso di non mostrarvi perché sono immagini scioccanti, si vede David Rossi, il capo area comunicazione di Monte Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013, mentre precipita dalla finestra del suo ufficio a Siena. Da sottolineare che mentre cade, Rossi è rivolto verso il muro, un particolare piuttosto singolare. Nella seconda parte delle immagini, il corpo agonizzante è a terra. Nel filmato registrato da una telecamera di sicurezza si vedono inoltre due persone. Si tratta di Giancarlo Filippone e Bernardo Mingrone. Il primo si avvicina al corpo di Rossi e poi si allontana. Entrambi sarebbero già stati sentiti dai magistrati. Sulla morte di Rossi è ancora aperta un'inchiesta della Procura di Siena e il 25 giugno è in programma una simulazione scientifica della caduta che ha portato il banchiere alla morte. La moglie di Rossi, Antonella Tognazzi, non aveva mai accettato l'ipotesi di suicidio ed è riuscita a far riaprire il caso.